Rieccoci qui su DimioStack. In questo video vedremo come utilizzare Kraftware con la nostra AlphaWise U20. Ok, la prima volta che avviamo Kraftware dobbiamo prima di tutto configurare la nostra U20 tra le stampanti che il sistema è in grado di riconoscere. Quindi entriamo nelle impostazioni cliccando sul tasto Options in basso a destra e selezioniamo il tab Printer. Nel riquadro Size impostiamo il volume di stampa 30x30x40 cm e nel riquadro Coordinate System impostiamo come offset 0 sia sulla X che sulla Y e clicchiamo sul tasto Front Left Corner per selezionare l'origine del piatto di stampa nell'angolo anteriore sinistro del nostro piatto. Lasciamo per il momento vuote le caselle di testo relative al Header G-Code e Footer G-Code. Queste servono per impostare del G-Code che viene messo da Kraftware automaticamente all'inizio e alla fine di ogni file generato. Vediamo più avanti nel video come impostare Kraftware per far fare ad esempio la pulizia dell'ugello prima di iniziare la stampa. Al termine della configurazione premiamo sul tasto Store per salvarla e dargli il nome AlphaWise U20. Premiamo poi OK e torniamo alla schermata principale. Siamo pronti per caricare adesso il primo STL. Una volta caricato un STL di prova sul nostro piatto di stampa, in questo caso l'immancabile 3D Benchy, andiamo a cliccare sul tasto Slice che troviamo sulla destra per accedere alle impostazioni di slicing. Sono in modalità esperta, mi dà la possibilità quindi di controllare ogni singolo parametro di Kraftware per ottimizzarlo all'utilizzo con la AlphaWise U20. In verde potete vedere i valori che io ho modificato rispetto a quelli di default che mi propone il sistema. Ok, iniziamo dal tab Basic. All'interno del box Resolution ho impostato come Draw Speed 50 mm al secondo. Questo parametro rappresenta la velocità di default della stampante. All'interno del box Vertical Shell ci sono i parametri che governano il comportamento di Kraftware sulle pareti verticali. Ho aumentato a 3 il loop count, quindi il numero di perimetri o outline. Di conseguenza avrò uno spessore di 1.2 mm, calcolato facendo 3x0,4 mm che è l'extrusion width. Il parametro successivo, questo a forma di lucchetto, serve a mantenere identico lo spessore fra le pareti verticali e quelle orizzontali. Nel mio caso voglio controllarle in maniera separata, per cui lascio aperto il lucchetto. Ho abbassato al 50% la velocità di stampa sui perimetri, quindi i perimetri verranno stampati a circa 25 mm al secondo, e ho aumentato a 0.2 volte l'extrusion width, l'infill overlap. Sta a significare quanta sovrapposizione c'è fra le linee di infill e le linee dei perimetri. Di solito questo serve ad avere una migliore robustezza del pezzo. All'interno del box Top and Bottom Shell invece andiamo a controllare i parametri relativi alle pareti orizzontali del nostro modello. In questo caso ho ridotto la velocità anche qui al 50%, quindi anche le pareti orizzontali saranno stampate alla stessa velocità di quelle verticali, ovvero 25 mm al secondo. Nel box Infill possiamo selezionare la tipologia di infill. In questo caso ho selezionato Parallel Lines, che è la opzione di default. Ne abbiamo anche altre, tra le quali non c'è l'Onicomb. C'è la densità di riempimento del modello, in questo caso 10%, ma chiaramente varia per il modello che stiamo stampando. La velocità di stampa dell'infill è pari alla draw speed, quindi 100%. Abbiamo poi l'opzione Vase Mode da abilitare nel caso in cui stiamo stampando con questa modalità. Nel mio caso lo lascio per il momento non selezionato. Passiamo ora al tab Advanced. All'interno di questo tab abbiamo questi tre parametri: perimeter gap, lead in e out length, da impostare a 0 per evitare di avere dei difetti sulla superficie esterna del modello che stiamo stampando. Questi tre parametri insieme a quel valore 15 gradi di angolo servono per controllare il comportamento di Kraftware quando finisce un perimetro e inizia quello successivo. Avendo un perimeter gap pari a 0, stiamo dicendo a Kraftware di iniziare il perimetro successivo esattamente dove è terminato quello precedente, andando ad aumentare poi la lunghezza di lead in e out insieme all'angolo. Stiamo dicendo a Kraftware di iniziare il perimetro successivo un po' più dentro, con un angolo di 15 gradi. Questo poi per evitare, almeno a detta delle descrizioni di Kraftware, di avere delle bolle sulla superficie esterna, magari utilizzando dei materiali un po' scarsi di qualità.
All'interno di questo box poi andiamo a impostare qual è l'ordine di stampa, ovvero io voglio che vengano stampati prima i perimetri interni, poi quelli esterni e poi le linee di infill. Quindi la voce da selezionare è loops, perimeters e poi fills. Sulla destra andiamo ad impostare una velocità di travel pari a 90 mm al secondo, queste sono le velocità di spostamento dell'estrusore. Non andiamo troppo in là con la velocità per evitare di avere inutili vibrazioni. Velocità di retrazione pari a 24 mm al secondo. Dopodiché, per terminare la configurazione della ritrazione, dobbiamo scendere in basso in questa schermata all'interno del box Far Travel e impostare come lunghezza di ritrazione e lunghezza di prime 5 mm. Questi due valori devono essere esattamente identici perché stanno a significare quanto filamento io tiro indietro nel momento in cui faccio ritrazione e quanto poi spingo in avanti quando devo iniziare a stampare. Se ho una lunghezza di prime inferiore alla lunghezza di retract, il rischio è di avere un modello stampato incompleto. Andiamo sul tab Foundation, all'interno del quale configuriamo cosa succede nei primi layer di stampa. Qui possiamo configurare, se vogliamo, il raft, lo skirt o il brim. Nel mio caso ho abilitato lo skirt con 7 mm di offset e 3 loop prima di iniziare a stampare per essere sicuro che l'ugello sia ben pulito, e ho abbassato a 20 mm al secondo la velocità di stampa del primo layer per cercare di aumentare e di ottimizzare l'adesione al piatto. Nel tab Temperature andiamo ad impostare il comportamento della ventola di raffreddamento. In questo caso stiamo dicendo che la ventola è disabilitata per il solo primo layer, ma possiamo avere più layer non raffreddati. La velocità della ventola è 100%. Sulla destra abbiamo la temperatura del letto e dell'estrusore. Io ho impostato 50 gradi e 195 gradi, ma questo chiaramente varia in base al materiale che state utilizzando. Queste checkbox wait servono a indicare sul G-code che la stampante deve attendere che la temperatura venga raggiunta prima di passare al comando successivo. Possiamo cambiare l'ordine di riscaldamento, se prima il letto o prima l'estrusore, e in più c'è questa checkbox che indica tramite G-code di scaldare contemporaneamente piatto e estrusore. Nel mio caso lo lascio disabilitato, vi consiglio di fare altrettanto perché non ho notato miglioramenti da un punto di vista del tempo che ci occorre per scaldare la stampante, e l'unico rischio è di sovraccaricare l'alimentatore che si trova a scaldare contemporaneamente alla massima potenza sia l'estrusore che il letto di stampa. Andiamo sul tab G-code. In questo tab possiamo impostare del codice G-code che verrà messo in automatico da Craftware su ogni file generato. Nel caso dell'header lo lasciamo vuoto, e questo perché il codice che inseriamo all'interno di questa casella di testo viene messo da Craftware nelle prime righe del file G-code generato, anche prima delle istruzioni di riscaldamento del piatto e riscaldamento dell'estrusore. Quindi non è il posto dove inserire un eventuale G-code per fare la pulizia dell'ugello. Nella casella di testo del footer andiamo a inserire questi due parametri, quindi G28X0 che fa la home della X e M84 che disabilita i motori, perché vogliamo che una volta terminata la stampa l'estrusore non rimanga fermo sul pezzo, perché con il calore rischia di rovinarlo, ma si sposti alla sua posizione di home a X0. Nella casella infine Layer Script andremo ad utilizzare una funzionalità molto interessante di Craftware che ci permette di scrivere in un linguaggio simile a JavaScript del codice che verrà interpretato da Craftware e può avere come risultato l'inserimento di linee aggiuntive di G-code all'interno del nostro file. Nel mio caso ho impostato un codice che sul primo layer va a inserire queste linee di G-code che sono esattamente lo script per la pulizia dell'ugello prima di iniziare a stampare, quindi l'estrusione di un po' di materiale sul bordo del letto di stampa per essere sicuro che quando inizierà la stampa ho l'ugello già pronto per stampare. Ad ogni modo questo codice ve lo lascio in descrizione, quindi potete fare tranquillamente copia e incolla. A questo punto siamo pronti per salvare queste configurazioni premendo sul tasto Store in alto e dandogli un nome, ad esempio chiamerò nel mio caso preset e farò ok. A questo punto le configurazioni sono salvate a sistema, non ci sarà più la necessità di reimpostarle da capo
per nuovi modelli. Chiaramente le cose che andremo a modificare saranno sicuramente la percentuale di riempimento, se vogliamo più outline, quello dipende veramente dal modello che stiamo stampando. A questo punto siamo pronti per premere sul tasto slice in basso a destra e Craftware ci porterà nella schermata di anteprima dei layer, un po' come abbiamo su tutti gli altri slicer. Sulla sinistra potete vedere l'anteprima del G-code reale che verrà interpretato dalla nostra stampante. È possibile andare indietro sui layer e visionare quello che succede. Una volta che siamo pronti per stampare, abbiamo completato le nostre configurazioni, possiamo premere sul tasto Save qui a destra, questo rosso, salvare sulla nostra SD il file G-code e portarlo alla stampante. Queste sono alcune prove fatte con questo profilo, sicuramente ottimizzabile sotto alcuni punti di vista, ma un buon punto di partenza per utilizzare questo slicer con la U20. Bene, per questo video è tutto, se vi è piaciuto lasciate un mi piace e mi raccomando non dimenticate di iscrivervi al mio canale.